Domenica 18 luglio è di scena la categoria Donne Allieve, dopo una giornata interamente dedicata alla categoria esordienti che ha visto protagonisti nelle quattro gare organizzate dalla società locale Gruppo Sportivo Levante i ragazzi più giovani. Oggi si disputeranno le due gare riservate alle categorie allievi. Prima partenza, come potete vedere dalle nostre immagini, la gara al femminile, che ha visto un numeroso gruppo di 148 atlete e delle 158 iscritte. I chilometri da percorrere 57.500, distribuiti in 4 giri uguali e percorso che prevede anche la scalata di una breve salita. 1 km e 100 metri con una pendenza media pari al 5%. Non particolarmente impegnativa, ma sicuramente un motivo in più per rendere la corsa ancora più selettiva. Gara tranquilla nelle prime battute, salvo qualche sporadico tentativo di allungo subito rientrato in gruppo e media del primo passaggio in zona arrivo abbastanza turistica. Gruppo che procede compatto e allargato sulla sede stradale, le prime scaramucce sul secondo passaggio della breve salita e prima selezione nelle retrovie. Andatura che cresce, e se durante il primo giro le grida delle nostre ragazze superavano alla lunga i rumori ambientali, ora l'unico rumore percepibile in gruppo è il rumore delle catene. Segno che il ritmo della corsa è aumentato e il fiato a disposizione è utilizzato per pigiare sui pedali. Superata di poco la metà gara, davanti si forma un plotoncino forte di 23 unità che andiamo prontamente ad elencare. Zaramella, Stricker, Zanardo, De Filet, Ferrari, Romei, Balducci, Tasca, Florissi, Paladin, Bortolotti, Auriemma, Arzuffi, Perico, Murania, Pavin, Lenzi, Angeletti, Riverditi, Del Santo, Gamba, Villa e Pierattini. Gruppo subito in forte ritardo, nonostante davanti non ci sia un vero e proprio accordo. Si procede comunque e in zona arrivo le fuggitive vantano un distacco nei confronti del resto della corsa di una quarantina di secondi. Perdono contatto nell'ascesa dell'ultima salita in programma Zaramella e Florissi e davanti si contano in 21, con vantaggio che cresce ulteriormente e supera abbondantemente il minuto primo. Gruppo che insegue nell'estremo tentativo di riagguantare la testa della corsa, ma ormai la maglia di campionato italiano sarà da assegnarsi dunque ad un atleta tra questo gruppetto in avanscoperta. Ultimi metri di gara, andatura che sale in odore di zona arrivo. Gruppetto in lunga fila indiana e difficoltà a mantenere la posizione a causa delle numerose curve. Rettilineo finale, gruppetto che si allunga ulteriormente. Parte in testa in maglia Officine Alberti Ilaria Bonomi, ma dalla sua ruota escono a doppia velocità e la più lesta è Anna Maria Zita Stricker e conquista il tricolore. Corinna De Filet forse partita un po' troppo arretrata il secondo posto, terza Michela Pavin. La classifica di questa gara riservata alla categoria allievi donne è la seguente. Al decimo posto Sara Villa del team Valcar, in nona posizione Selene Pierattini, Vaiano, ottavo posto per Maria Arzuffi della Cicli Fiorin, settima Roberta Tasca, Eurotarget, sesto posto firmato da Ilaria Bonomi dell'Officine Alberti, in quinta posizione troviamo Nicole Del Santo della Cycle Woman, quarta Michela Balducci, Butese, in terza posizione Michela Pavin della Cycle Woman, secondo posto per Corinna De Filet della Canavesi e complimenti alla campionessa che indossa la maglia tricolore, Anna Zita Maria Stricker dell'Artuso Avantec. Anna, zitta, ce l'hai fatta, la maglia è tua, il tricolore è tuo, com'è andata? È stata durissima, ma lo sapevo che sono in forma, ma che la posso proprio vincere, non credevo. Sono finita adesso, con i nervi. Ci racconti la gara? Siamo partite dopo il secondo giro e siamo rimaste in pochissime. E poi abbiamo tirato come pazzi e l'ultima salita abbiamo tirata e poi ho visto 200 metri e lo sapevo, se voglio ce lo faccio. Come hai impostato la volata? Prima è partita una lombarda e mi sono messa dietro e poi è partita l'altra e lo sapevo, se voglio vincere devo passarla adesso. E la maglia la dedichiamo a? A tutta la squadra e soprattutto a mia famiglia perché
con Lottana e mi hanno portato in una squadra grandissima e... Un secondo posto agli italiani con una gara durissima, com'è andata? C'è stata la caduta che ha condizionato molto la gara, poi le 25 che eravamo non siamo riuscite molto bene a collaborare, però neanche probabilmente dietro, quindi siamo riuscite a prendere vantaggio. Poi sono uscita un po' indietro dall'ultima curva, poi sono riuscita a rimontare, quindi sono contenta, dai. Un pizzico di rammarico? Sì, c'è il rammarico, anche perché è il secondo posto in 2 anni, quindi vabbè. Lo dedichiamo lo stesso? Sì, lo dedico a Pinuccio e alla mia squadra. Un terzo posto agli italiani, com'è andata? Sono contentissima, diciamo che ero venuta qua per vincere come penso un po' tutte e dopo 4 anni che arrivavo, 2 anni che arrivavo seconda, speravo di farcela e invece sono calata di un posto, ma sono contentissima lo stesso visto i duri problemi che ho avuto anche l'anno scorso, sono riuscita a riprendermi, quindi speriamo per l'anno prossimo. E volevo solo dedicare questo terzo posto al mio allenatore che purtroppo settimana scorsa è stato male in ospedale, speriamo ce la possa rifare, quindi siamo tutte qua per lui. Grazie. Bravissima.